Devo dire che siamo stati in qualche modo premonitori, perché quando iniziamo come Fede Spedi a ragionare su questo progetto, ancora non eravamo stati, come dire, colpiti dalla pandemia Covid, ma fondamentalmente l'idea nasceva dalla consapevolezza di avere un momento di discontinuità per le nostre aziende rispetto al matching o mismatching, come qualcuno dice, tra domanda e offerta rispetto al mondo del lavoro. Con la consapevolezza anche che le nostre aziende avessero probabilmente una visibilità o una percezione lato lavoratori non del tutto chiara. E da qui l'idea di, con il supporto di un consulente specializzato, creare un tavolo di lavoro aperto alle aziende per poter avere una fotografia di quelli che fossero gli elementi caratteristici, cioè la catena del valore che contraddistingue il nostro settore, e poter analizzare in maniera specifica quali professionalità in un'ottica di sviluppo del settore in termini macroeconomici generali e specifici nel nostro ambito potessero essere, come dire, determinanti nel corso dei prossimi 3-5 anni. Quindi in qualche modo posizionare una matrice che permettesse di avere una visibilità tra professionalità emergenti, stabili, in declino, ripeto, incrociando quelle che sono le caratteristiche del settore, la necessità di dover essere attrattivi rispetto alle nuove generazioni e anche di avere un posizionamento rispetto al proprio settore. Devo dire che questo studio ha aperto un panorama e una serie di spunti onestamente al di là di quelle che erano le nostre aspettative, i nostri obiettivi iniziali. Innanzitutto ci ha permesso di mettere a fuoco gli elementi distintivi del settore, quindi prendere anche coscienza di quelli che sono le caratteristiche del mondo degli spedizionieri, dei nostri associati, rispetto anche a un panorama più ampio di servizi di logistica, quindi la nostra specificità e i nostri elementi distintivi. E in particolare per quanto riguarda le professioni emergenti o comunque di maggiore interesse, questo si riflette nel contesto che e nella consapevolezza che il panorama sia cambiato, nel senso che il rapporto di forza tra domanda e offerta, cioè mondo del lavoro in termini di offerta e aziende in termini di domanda, si sia in qualche modo ribaltato, nel senso che molto più spesso e sempre di più, emesso da questo studio, saranno le risorse che sceglieranno l'azienda, non sarà solo l'azienda a scegliere le risorse. In questo scenario è chiaro che una serie di funzioni fino adesso ancora, come dire, in alcuni casi marginali, le nostre organizzazioni assumeranno in futuro sempre più una maggiore visibilità. Penso alle risorse umane, penso alla parte di cosiddetta ricerca e sviluppo, quindi sempre di più un'ottica di tipo consulenziale, progettuale. Noi siamo gli architetti del sistema delle spedizioni dei nostri clienti, mettendo insieme in maniera ottimizzata i diversi componenti. Penso anche alla parte di marketing e comunicazione vista dal punto di vista del brand image, cioè della percezione del brand dell'azienda, affinché questa possa essere appetibile e attrattiva rispetto alle nuove risorse che hanno sempre esigenze, come dire, diverse da quelle che potessero essere alcuni anni fa, e anche in termini ovviamente di posizionamento rispetto ai propri clienti e alla propria offerta di servizi. Vorrei ovviamente ringraziare il presidente Silvio Moretto e tutto il consiglio direttivo che ha dato, diciamo, lo sponsor e il supporto a questo progetto, e vogliamo che questa sia una prima iniziativa di monitoraggio del mondo del lavoro nel nostro contesto, e quindi vorremmo, come dire, mantenere un osservatorio aperto rispetto a queste tematiche, perché siamo convinti che le evoluzioni, anche a seguito della pandemia Covid-19, abbia segnato un punto di non ritorno e quindi dovremmo dare continuità a questo tipo di attività.